Le comunità e le parrocchie di Fonteno, Solto Collina e Riva di Solto vi danno il benvenuto a questa serata emozionante, dove la passione di Cristo prenderà vita nelle nostre vie, unendo tradizione e modernità. Spero siate pronti perché lo spettacolo sarà davvero emozionante. Giovanni ci battezzava uno per uno. Totalmente nudi, ci immergeva nelle acque limpide del fiume Giordano. Nati dalle acque delle madri, rinascevamo nelle acque dello Spirito. Uomini nuovi per un mondo nuovo. Ero a casa mia, a Cana, a fare il mio mestiere, il servitore nelle case dei ricchi. E nelle nozze di uno di loro fui testimone di un fatto incredibile. Un certo Gesù mi chiese di riempire tante giare di acqua. Sì, il pranzo di nozze era al culmine. La gente era molto allegra. Aveva bevuto, forse un po' troppo, anzi, senz'altro. Non era rimasta una goccia di vino. Noi, servi, non sapevamo cosa fare. Era un disastro. Senza più il vino, il matrimonio sarebbe finito malissimo. Ed ecco che lui mi diede l'ordine di servire l'acqua che avevo messo nelle 12 giare. Pensavo scherzasse. Mi diede un mestolo e mi disse di assaggiare. Quell'acqua non era più acqua. Sapeva di vino. Era vino buonissimo. Così squisito non l'avevo mai bevuto. Lo feci subito servire. La festa finì in un trionfo. Arrivarono tanti a farci complimenti, a chiederci dove mai avevamo trovato un vino così buono, corposo, profumato. È un segreto, risposi, ma in cuor mio decisi di seguire quell'uomo che aveva trasformato l'acqua in vino. Mi dissero poi che lo stesso Giovanni, il Battista, aveva indicato in lui il suo successore. Di più, aveva detto a tutti che Gesù era l'atteso Messia. Lui avrebbe cambiato il corso delle cose. Lui avrebbe lavato e tolto i peccati del mondo. Ma il suo battesimo non era un battesimo di penitenza, ma un battesimo di gioia. Non era fatto di acqua, ma di spirito e fuoco. Fuoco d'amore, le nozze tra Dio e l'umanità.